Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale. I consumatori assalgono i supermercati per far scorta di prodotti di prima necessità. In particolare scarseggiano farina e olio di girasole. Riguardo quest'ultimo è a rischio la produzione per il prossimo anno e il MISE ha indicato ai supermercati misure temporanee e eccezionali. Giuseppe Dintino. Supermercati presi d'assalto dai consumatori e gli scaffali, in particolare quelli della farina e dell'olio, sono vuoti. Come accadde durante il primo lockdown da Covid, l'incertezza dovuta alla guerra in Ucraina ha spinto molte persone a fare scorta di beni di prima necessità, soprattutto oggi, giornata in cui gli autotrasportatori avevano annunciato lo sciopero a causa del caro benzina. Le importazioni di grano dell'Unione Europea provengono per il 20% dall'Ucraina. Un chilo di farina non ho trovato niente, se arriva la guerra siamo finiti. E ora come fa? E ora come faccio? Mi attrezzo con la farina di Gran Turco se trovo. In realtà la farina non manca, la difficoltà dei supermercati è piuttosto quella di far fronte all'improvviso aumento della domanda, come ci spiega il direttore commerciale marketing di Conad Adriatico, azienda che in Abruzzo ha 145 punti vendita. La scorsa settimana, ad esempio, anziché vendere come sempre mediamente 5.000 cartoni di farina, ne abbiamo venduti 15.000. Per forza che poi finiscono, perché non si riesce a ripristinare le scorte, né i fornitori sono così abituati a dare il triplo e a produrre il triplo della merce. Occorre che si organizzino per farlo. Quindi la carenza di prodotto non c'è. La carenza piuttosto riguarda l'olio di girasole, importato per circa il 75% dall'Ucraina. Questo olio ha recentemente rimpiazzato quello di palma e viene utilizzato in molti prodotti, dalle verdure sott'olio ai dolciumi. Il girasole viene piantato tra marzo e aprile e raccolto tra giugno e luglio. La guerra ora ne mette a rischio la produzione. Se la guerra non si ferma immediatamente, l'olio di girasole non ci sarà fino al raccolto del 2023, quindi non avremo olio di girasole. E l'olio di girasole in Italia è usato tal quale, da ristoranti, dall'industria, viene usato come ingrediente, perché le verdure sott'olio, le salse, le maionesi si fanno con grandi quantità di olio di girasole. Per questo molti supermercati stanno razionando le vendite. Sono stati esposti i cartelli in cui si spiega che l'acquisto di questo prodotto è limitato. Ogni cliente può portare via massimo due bottiglie e a mezzogiorno e l'olio di girasole è già completamente esaurito. Per questo ai supermercati è giunta una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che il TG6 vi mostra in esclusiva. Secondo le indicazioni del Dicastero, per i prodotti dove sulla confezione è indicato l'utilizzo di olio di girasole, dovrà essere aggiunto un adesivo dove si avvisa della sostituzione di questo ingrediente, che probabilmente sarà rimpiazzato con l'olio di colza. La Caritas di Teramo ha accolto i primi profughi ucraini giunti in città. Al loro arrivo queste famiglie hanno trovato beni di prima necessità e alloggi confortevoli ad accoglierli. Il sindaco Gian Guido D'Alberto e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Alle donne sono state donate rose bianche e ai bambini tantissimi giocattoli. Ce ne parla Tania Bonnici Castelli. Rose bianche, giocattoli, vestiti caldi, ma soprattutto alloggi e tanto affetto. Sono state accolte così le prime famiglie ucraine arrivate a Teramo ed invitate nella sede della Caritas cittadina. Presenti il sindaco Gian Guido D'Alberto e il vescovo Lorenzo Leuzzi. Un'accoglienza che si estenderà ad altri profughi di guerra che si annunciano numerosi sull'intero territorio provinciale. Il prefetto di Teramo, Massimo Zanni, insieme ai comuni e all'ASL, sta infatti coordinando le azioni umanitarie. La diocesi di Teramo Atri si è trovata coinvolta perché alcune donne che lavorano come assistenti familiari sul territorio ci hanno chiesto una mano per far venire i propri parenti e quindi ci siamo trovati sin dall'inizio in una situazione che comunque non era strutturata ancora sul territorio, ma sul territorio italiano, no? Quindi sono stati i primi a venire via subito quando il 24 mattina ci sono stati i primi bombardamenti. Quante famiglie avete ospitato? E noi sosteniamo quattro nuclei familiari qui sul territorio per un totale di 11 persone in questo momento.
Cercheremo, abbiamo, ecco appunto, hanno fatto il tampone, la quarantena, la dichiarazione di presenza in questura, abbiamo inserito i bambini a scuola, stiamo cercando di coinvolgere le donne nelle nostre attività che abbiamo, in maniera tale che possono anche cominciare a parlare l'italiano. Una ragazza sarà inserita presto all'università e poi parteciperanno anche ai corsi del CPA per l'insegnamento della lingua italiana. Ma voi dove li avete alloggiati? Due nuclei familiari sono di appoggio alle proprie famiglie, quindi ai propri parenti, e due si trovano temporaneamente alla pensione Zaraca, però stiamo cercando degli alloggi anche perché la Caritas sin dall'inizio ha raccolto fondi per le Caritas impegnate direttamente, la Caritas Ucraina, le due Caritas Ucraine e le Caritas di Polonia, Moldavia e Romania che si trovano per l'accoglienza dei profughi, e poi ha raccolto la disponibilità di case e famiglie che si aprono appunto ad ospitare i profughi, per cui li sistemeremo in queste situazioni che sono state proposte. E intanto lavora a pieno ritmo anche la mensa della Caritas diocesana di Teramo, dove vengono preparati e distribuiti giornalmente decine di pasti caldi, ed è impressionante il numero di cittadini teramani che spontaneamente salgono le scale della diocesi per offrire la loro disponibilità ad ospitare i rifugiati ucraini nelle proprie abitazioni. Ed ora l'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 687 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 636 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 817 e test antigenici rapidi 3776 è pari al 14,96%. Aumentano ancora i ricoveri, che passano dai 285 di ieri ai 296 di oggi. Si registra un decesso recente. Il bilancio delle vittime sale così a 3.027. Gli attualmente positivi sono 30.680, meno 154, 283 pazienti più 11 sono ricoverati in ospedale in area medica e 13, invariato rispetto a ieri, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 30.384, meno 75, sono in isolamento domiciliare. I guariti odierni sono 740. Il totale dei nuovi casi accertati in Abruzzo sono 111 residenti domiciliati in provincia dell'Aquila, 203 in provincia di Chieti, 199 in quella di Pescara, 148 in provincia di Teramo, 4 fanno riferimento a persone fuori regione, mentre per 12 casi sono in verifiche in corso sulla provenienza. Voltiamo pagina, da oggi sarà possibile entrare in sicurezza al casello autostradale di Bussi Pescara grazie alla rotatoria inaugurata stamane lungo la strada statale. In quel tratto di strada, ricordiamo, non era consentito entrare in autostrada se si viaggiava in direzione Chieti Pescara, e molti sono stati gli incidenti degli automobilisti che tentavano manovre azzardate. Selenia Secondi. È stata inaugurata oggi la rotatoria realizzata proprio per consentire l'innesto autostradale Bussi-Pescara. I lavori sono stati realizzati dall'ANAS in tempi celeri, ma soprattutto si è scongiurato il pericolo della svolta a sinistra, che una volta era vietata ma comunque veniva fatta da molti automobilisti. Sì, io devo innanzitutto ringraziare appunto il prefetto di Pescara, che ha saputo mediare tra tutti gli attori istituzionali. Quando più di un anno fa oramai, su mia richiesta, si sono iniziati a convocare i tavoli in prefettura, abbiamo finalmente trovato l'accordo tra il gestore dell'autostrada e ANAS per realizzare uno svincolo in sicurezza. È inutile far finta di quello che succedeva, di fatto avveniva una svolta pericolosissima a sinistra che era vietata da automobilisti ma anche da camion, quindi c'era un pericolo della sicurezza, delle volte anche ignorato. C'era un grido di allarme e di stupore da parte dei cittadini, e per una volta la politica ha realizzato ciò che ha detto, quindi ci troviamo su un'opera che di per sé è banale come una rotonda, ma una rotonda che si è pensata e si è realizzata in pochi mesi, che di fatto ha consentito a tutti gli automobilisti che provengono dalla Valle Peligna, dalla città dell'Aquila e dalle aree interne di fare una svolta in sicurezza e di accorciare anche i tempi di percorrenza, perché non bisogna passare più all'interno dei comuni per andare a Pescara, ma si può fruire direttamente dello svincolo autostradale di Bussi Popoli. E si diceva anche un'opera realizzata in tempi brevi, tutto sommato. Beh, un'opera che è stata chiusa, diciamo, nel tavolo di mediazione ad agosto, a fine anno sono partiti i lavori e oggi siamo nel mese di marzo, realizzata. È un'opera vera, oggi stiamo celebrando la fine lavori di questa opera che da domani consentirà a tutti gli automobilisti abruzzesi di fare una svolta in sicurezza e di decongestionare anche del traffico pesante i comuni a valle dello svincolo autostradale come Torre dei Passeri. Quindi una buona politica che per una volta dà una risposta in tempi celeri.
Lavori realizzati dall'ANAS? I lavori sono stati realizzati da ANAS, che si è fatto parte attiva in questo lavoro di mediazione. Poi vedremo di chi saranno le competenze vere, ma devo ringraziare sicuramente ANAS perché in pochi mesi ha realizzato uno svincolato stradale con questa rotonda in netta sicurezza. Questa rotonda risolve il problema della viabilità locale per l'utilizzo dell'autostrada e quindi dei nostri cittadini verso la provincia. È stata un'opera fondamentale e incisivo il lavoro del prefetto, il quale ha messo da subito in chiaro la tempistica e la modalità dello svolgimento di questa rotonda al fine di farci ritornare ad usufruire dei nostri servizi. Un accordo di grande importanza strategica per il trasferimento tecnologico, utilizzo e produzione dell'idrogeno verde come vettore energetico del futuro è stato sottoscritto nell'ambito dell'Expo di Dubai tra l'Agenzia regionale delle attività produttive, l'ARAP, e il DII Desert Energy Network internazionale composto da oltre 50 aziende e organizzazioni di 25 paesi con uno staff di esperti internazionali nel settore energetico, infrastrutturale, finanziario e di politiche pubbliche. Ben 26 le imprese abruzzesi che hanno aderito all'iniziativa rispondendo alla manifestazione di interesse indetta dall'ARAP, tra cui i maggiori player regionali del settore. L'Abruzzo è centrale dal punto di vista geografico e ha uno dei poli industriali più importanti d'Europa, università e centri di ricerca, e ha tutte le carte in regola anche per ambire a diventare un hub dell'idrogeno, ha spiegato Morgante. Il nostro compito è quello di conservare l'attuale livello occupazionale e di creare nuova occupazione. L'accordo, prosegue, ci consentirà di comprendere trend internazionali e strutture accordi di natura industriale, sapendo di poter far leva sui fondi del Recovery Fund e la zona economica speciale, che consentirà di abbattere del 40% dal punto di vista fiscale gli investimenti fatti in Abruzzo, e abbiamo ulteriori finanziamenti che ci danno la possibilità di essere competitivi. E noi andiamo a Pescara, nuovi parcheggi a pagamento saranno pronti nelle zone del centro e Porta Nuova. Le associazioni di categoria protestano, noi abbiamo ascoltato l'amministratore unico di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbar, vediamo. A breve a Pescara ci saranno nuovi parcheggi a pagamento in diverse zone della città. Questa decisione che ha un po' scontentato le associazioni di categoria, insomma, qual è la vostra risposta? Ma noi come società stiamo dando seguito a quella che è una delibera prima, seguita da un'ordinanza della scorsa settimana. Ci stiamo attrezzando per rendere queste aree, diciamo, strada facendo, un work in progress, perché noi già da questa mattina abbiamo iniziato le operazioni per la segnaletica orizzontale e verticale in via Ostuni, il parcheggio dietro la prefettura, e man mano continueremo. La prossima, successivamente si passerà in via Spiga, e già possiamo annunciare che dal prossimo fine settimana anche l'area di risulta, quindi parliamo di tutti i posti delle aree di risulta, sia il venerdì che il sabato saranno a pagamento fino alle 2 di notte, e la domenica anche ci sarà il pagamento. Ci saranno delle agevolazioni, sono previsti prezzi speciali per alcune categorie e per alcuni giorni? Sì, in sede di stesura di delibera, come mi risulta, l'assessorato ha promosso anche dei tavoli sindacali, tant'è vero che anche qui in via Ostuni ci saranno dei parcheggi, degli abbonamenti riservati ai lavoratori, ad esempio con un costo di 20 euro mensili. E per quanto riguarda, diciamo, poi le agevolazioni, riguarderanno anche le auto elettriche, che saranno completamente, la sosta sarà completamente gratuita, mentre per le auto ibride ci sarà uno sconto del 50% su quello che è il costo dell'abbonamento nelle varie aree, oppure per tutte l'abbonamento completo su tutta la città, che attualmente è un costo di 54 euro mensili, per le auto ibride è ridotto al 50%. Inutile sottolineare che più parcheggi a pagamento per le casse comunali significano più incassi. Beh sì, adesso anche questo è in fase di determinazione, quello che può essere la quota aggiuntiva che scaturirà da questi nuovi posti auto a pagamento. Noi come società da sempre corrispondiamo al comune annualmente insomma, un bel canone, e sicuramente adesso anche in previsione dell'area di risulta, che anche per il 2022 rimarrà diciamo, nella nostra disponibilità, e di conseguenza sicuramente sarà anche questo un prossimo step per definire bene il canone da corrispondere al comune. Sulla rete delle cure palliative domiciliari nella ASL di Pescara, i consiglieri regionali del Partito Democratico criticano l'organizzazione e imputano mancati servizi nonostante i fondi erogati. Paolo Renzetti.
Il rapporto Agenas ci dice che la regione Abruzzo è molto indietro per quanto riguarda le cure palliative domiciliari. Tra queste, in particolare l'ASL di Pescara non ha una rete delle cure palliative domiciliari e questo, diciamo, è un fatto risaputo fin dal 2019, quando presentai un'interpellanza all'assessore Verì per chiedere, insomma, di attivare sul territorio un servizio specialistico per cure omnicomprensive per persone malate terminali, che potessero accompagnare loro, ma anche i loro familiari, all'interno della propria abitazione verso il fine vita. Beh, tante rassicurazioni, sono passati 2 anni e mezzo da allora, non è stato fatto assolutamente nulla. Il bello è che però la regione Abruzzo, in particolare la ASL di Pescara, prende dei soldi. Per esempio nel 2019 per l'LP3, per un progetto obiettivo che riguardava proprio l'assistenza palliativa domiciliare, la ASL di Pescara ha percepito 1.200.000 euro. Ora, noi abbiamo cercato in tutti i modi di chiedere che cosa c'è stato fatto con questo fondo, se è legittimo l'uso che ne è stato fatto, di avere le carte, insomma, di questa situazione. Purtroppo alla carenza di queste cure si è aggiunta la mancata trasparenza sia del Ministero a cui abbiamo scritto, sia dell'ufficio ispettivo della Regione Abruzzo. Per questo, a 2 anni e mezzo di distanza, crediamo di aver fatto tutto il possibile, di aver cercato di portare la situazione in consiglio, di averlo richiesto con numerose note, accessi agli atti e conferenze stampa, nulla è stato fatto. Riteniamo che la popolazione della provincia di Pescara abbia diritto, come tanti altri cittadini d'Italia, ad avere queste cure. Per questo ci rivolgeremo con un esposto alla Procura. Si chiama Si vince a scuola insieme contro bullismo e cyberbullismo, l'iniziativa che si è tenuta questa mattina all'alberghiero De Cecco di Pescara in collaborazione con la Polizia Postale. Vediamo. Il bullismo si vince soprattutto fra i banchi di scuola, e questo il messaggio lanciato questa mattina nell'iniziativa organizzata dal dirigente scolastico dell'alberghiero De Cecco di Pescara, Alessandra Di Pietro, e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, di Polizia Postale e Carabinieri. Si inizia dalla scuola, ma la scuola non può agire da sola, bisogna ampliare la nostra comunità educante anche con il supporto di altri enti ed associazioni, oltre che dell'istituzione. E quindi oggi abbiamo creato una sorta, una rete di solidarietà che coinvolge anche l'ufficio scolastico provinciale in prima linea e soprattutto enti come la Polizia di Stato, il Chivanis, la Fidapa e naturalmente anche gli psicologi. All'interno del vostro istituto, professoressa, voi come state operando, agendo in questo senso? Abbiamo fatto nostre le linee guida del Ministero dell'Istruzione e in particolare abbiamo costituito già da un paio di anni uno sportello antibullismo. È un luogo dove i nostri docenti, supportati laddove si ritiene necessario anche da specialisti esterni, psicologi, intervengono quando si tratta di intercettare situazioni di disagio dei nostri ragazzi, di contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo. Al progetto hanno aderito anche i ragazzi del comprensivo Borrelli di Tornareccio e della scuola primaria di Orsogna. Ho coinvolto tutti e due questi istituti del primo ciclo perché, insomma, ci sembrava un ottimo segnale riprendere dopo la chiusura, dopo il lockdown, e dare ai ragazzi l'occasione di confrontarsi anche con gli studenti più grandi di un grande istituto, del più grande istituto d'Abruzzo, con il quale abbiamo aperto appunto questa collaborazione per cercare di diffondere valori profondi relativi alla cultura della pace, all'accoglienza, alla tolleranza, quindi ci sembrava davvero un buon modo per dare un segnale di ripartenza e per riportare qualche attività significativa in presenza per gli studenti. Siamo alla pagina dello sport. Veroli e Diambò sono i due indisponibili per il Pescara in vista del match di domani sera all'Adriatico contro il Cesena. I biancazzurri vanno a caccia di una vittoria per portarsi a 2 punti. Dal terzo posto tornano dal primo minuto Ferrari e Drudi. Andrea Costantini. Scontro diretto all'Adriatico Cornacchia, domani sera alle 21 il Pescara sfida il Cesena, partita cruciale sulla strada per il terzo posto. Vincere vuol dire portarsi a -2 e battagliare sul filo proprio con i romagnoli e probabilmente Rentella. La squadra di Volpe affronterà quella di Viali alla quart'ultima giornata, il prossimo 3 aprile. Una mancata vittoria ridurrebbe le speranze del Lumicino per un Pescara che poi se la potrebbe giocare per il quarto posto, con l'auspicio, nel caso, di essere la migliore tra le quarte dei 3 gironi, così da bypassare
passare lo stesso i primi due turni. Considerazioni da fare al netto di un eventuale deferimento per il caso plusvalenze. Rifinitura svolta al difebo di Silvi e poi lista dei convocati diramata da Auteri, che recupera Drudi, tiene dentro Pompetti, sulla cui presenza resta un grosso punto interrogativo, e porta con sé i baby Chiarella, Delle Monache e Blanuta. Assenti l'infortunato Diambò e lo squalificato Veroli. Torna dal primo minuto il loco Ferrari, sempre più bomber del Delfino, a un gol dal capocannoniere del girone Magnaghi, che è a 15. Con lui Rauti e Clemenza. In mediana, in caso di forfè di Pompetti, nuovo ballottaggio Zappella-Anzita per la sua sostituzione. Nel primo caso dentro Cancellotti, nel secondo Zappella sulla linea di difesa, che vede il rientro di Drudi con ingrosso. A sinistra Auteri potrebbe premiare il match winner di Olbia, Frascatore. La gara con il Cesena è una gara importante, importantissima, perché se vogliamo migliorare la posizione in classifica, come ho già detto, non ci sono altre alternative se non quelle di vincere. Il Cesena è una squadra che ha un ottimo possesso palla, una squadra organizzata con ottime individualità, ha fatto un percorso importante fino adesso in questo campionato, però noi non siamo da meno. Pompetti valuteremo fino alla fine la possibilità di impiegarlo. Pochissime presenze all'Adriatico nelle ultime gare casalinghe. Il tecnico biancazzurro lancia un appello ai tifosi. Io sono sicuro che i nostri tifosi verranno, ma faccio un appello, insomma, è una gara importante. Ci piacerebbe a me e ai ragazzi avere un contributo importante di pubblico, come poi per avere un supporto importante come il pubblico pescarese saprà fare, ma sono sicuro che avverrà. Sulla sponda cesenata il tecnico Viali, rispetto a Pistoia, recupera il solo Ilari, pronto a prendersi una delle tre maglie da titolare del centrocampo. Restano fuori causa l'ex Rigoni, Mulè, Calderoni, Missiroli e Zecca. Davanti Caturano, Bortolussi e Pierini. Qualche assenza nel reparto arretrato, ma per una squadra che ha la terza miglior difesa del girone, che per 18 gare su 31 è rimasta imbattuta. Siamo consapevoli che è una partita complicata, inutile che sto a elencare i motivi perché li sapete meglio di me. Grande qualità nella rosa, tanti giocatori, nell'ultimo periodo stanno giocando anche in modi diversi, quindi sono anche hanno scelte diverse, però ci arriviamo nel momento giusto, un momento positivo, e quindi del resto anche loro. Credo che sarà una partita aperta, una partita divertente, con due squadre che faranno di tutto per superarsi. È vigilia di campionato anche per il Teramo, che domani sera al Recchioni di Fermo si gioca parecchie chance per evitare l'appendice play-out. Gara delicata per i biancorossi, che però si presenteranno con, dice Guidi, lo stesso 11 uscito sconfitto col Montevarchi. Jacopo Forcella. Delusione ma anche voglia di reagire e salire l'ultimo scalino, lo definisce così Federico Guidi, il match di domani sera contro la Fermano, una specie di spareggio salvezza per il Teramo, reduce da una sconfitta che fa ancora male contro l'Aquila Montevarchi. Chiaro che c'è tanta voglia, perché siamo usciti dal campo estremamente delusi. E domani è una partita importantissima, che dobbiamo trasformare la nostra delusione in forza per cercare di fare una prestazione di qualità e positiva. E siamo rimasti tutti quanti male del non risultato con il Montevarchi. E i ragazzi ne sono consapevoli. A livello di uomini però il tecnico biancorosso sorprende tutti, perché non ci saranno cambi rispetto all'11 che ha iniziato la partita sabato, anche domani sera al Bruno Recchioni di Fermo. No, domani giocheranno gli stessi 11 e sono scesi in campo nell'ultima partita. Scelta questa in controtendenza rispetto a quanto si poteva pensare, ma Guidi è sicuro della scelta che ha fatto? Dice: chi ha giocato non bene sabato pomeriggio, domani sera saprà dare le risposte che servono. Le scelte saranno, se saranno giuste o sbagliate, lo sapremo domani sera. È chiaro che ogni scelta è un rischio, perché ti rispondo alla rovescia, nel senso, se giochiamo a 4 e poi perdiamo la partita, poi magari diciamo ha giocato a 3, bisognava giocare a 3. Però io
sono anche altrettanto convinto che coloro che hanno giocato con il Montevarchi hanno tutte le qualità, sia tecniche, tattiche e fisiche, per fare, e soprattutto di atteggiamento, per fare una grandissima partita a Fermo. Una scelta questa dettata proprio dalla delusione e dal fatto che domani sera il Teramo è chiamato ad una prestazione importante per cercare di evitare l'appendice play-out nella seconda fase di campionato. Vabbè, ma poi tanto le risposte le avremo domani sera all'11. Si vedrà se le scelte sono positive oppure sono state sbagliate. Io penso che questa è una sfida che più che dal punto di vista tecnico-tattica vada giocata dal punto di vista temperamentale, e quindi mi aspetto una risposta di grandissimo orgoglio. E sono anche estremamente convinto che i miei calciatori possano fare tanto e di più rispetto all'ultima uscita. E questa sera alle ore 21 non perdete l'appuntamento con Replay in studio Enrico Rocchi e i suoi ospiti. Il telegiornale termina qui, prossimo appuntamento alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.